Carissimi amici, carissime amiche, web spettatori, web spettatrici, buonasera. Benvenute e benvenuti, siete collegati in diretta con il convitto Mario Pagano di Campobasso in Molise. Molise, giusto? Ok. In questo momento vi sto parlando dalla cucina del convitto. Vi faccio vedere il cuoco, un cuoco stupendo, intanto perché ci ha fatto cenare all'una del mattino. E già solo per questo meritavo un premio, ma voi perché abbiamo mangiato veramente bene, sapevano che io sono vegano, mi hanno fatto trovare frutta, pomodori, fagiolini, carote e pasta condita con i pomodorini crudi, una roba al bacio. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, grazie Giuseppe, veramente tanta salute perché mi ha rimesso in sesto dopo un viaggio di tante ore. Benissimo. Gentilissimo. Ci vediamo domani per la colazione. Sì. Buonanotte, ciao, ciao. Allora, adesso qui devo passare sotto questo ponte, opla, vi faccio vedere questo convitto che è una roba stupenda, ragazzi. Ecco, ditemi in chat, quanti di voi sanno che cos'è un convitto? Perché io ho sempre sentito questa parola, ecco, questa non è l'aula magna, questa è l'aula dove si magna, è la sala mensa praticamente, però guardate com'è bella, grande, ecco. E adesso invece andremo a vedere l'aula magna, quindi non l'aula dove si magna, ma l'aula dove ci si incontra. E dove domani faremo questa conferenza. Ecco. Ah, scusate, vi presento. Allora, tu sei? Nicola. Lui è Nicola ed è, diciamo, colui che ha permesso di utilizzare questa sede per questo convegno. Perché tu lavori qui e quindi, insomma, sei il nostro gancio, diciamo. Mentre Luigi De Giacomo lo conoscete benissimo perché avete visto, per esempio, l'ultima volta che l'avete visto insieme a me, quando siamo andati da Paragone alla Gabbia. Ecco. Ma poi è colui che ha organizzato, insieme agli altri della sua associazione, il convegno a Morcone, vi ricordate? Ecco. Quindi adesso stiamo salendo queste scale. Magari dovrei abbassare la voce perché qua c'è qualcuno che dorme pure. No, da questa parte non dorme nessuno. Ok. Quindi, perché qui ci sono anche circa 50 ragazzi che dormono. Allora, chi è? Vabbè, ma questo... Secondo me questo è Giuseppe Mazzini. No. Chi è? Sembra Garibaldi. Ah, Garibaldi. Giuseppe Garibaldi. Vabbè, sempre Giuseppe però. Purtroppo lui è Giuseppe Garibaldi. Lui purtroppo è Giuseppe Garibaldi, esatto. Eccolo qua. Guardate che bella faccia. Ma chissà da dove mi è venuto Mazzini. In effetti, in testa c'avevo Garibaldi, ma ho sbagliato. Ho sbagliato, no. Ecco. Qui siamo praticamente... Nella zona liceo-liceo. Qua siamo quasi al buio. Ecco. Quanti istituti ci sono in questo convitto? Qui ci sono le elementari, le medie e il liceo scientifico europeo. Quindi, elementari, medie e liceo scientifico europeo. Poi ci sono okay. I convittori, quelli che dormono qui, sì, e ci sono... convittrici, quelli che dormono. E sono in totale una cinquantina fra convittori e convittrici, 25 e 25? Sì. Ok, quindi ci sono una cinquantina di ragazzi che dormono qui e invece durante il giorno 500. Circa 500 che frequentano le lezioni. Bene. Wow, ma adesso accendi anche le luci? Sì. Wow ragazzi, voi per il momento non vedete niente perché siamo al buio, ma vi garantisco io che già con questa piccola fioca luce riesco a vedere qualcosa, è qualcosa di stupendo questa aula magna. Ecco qua, spegniamo il flash, guardate che roba, guardate che roba ragazzi. Ecco qui, qua c'è un bellissimo tavolo per i relatori con un quadro enorme del 1928. Ecco qui. Guardate che roba. Cioè, voglio dire, è valsa la pena aspettare. Beppe Garibaldi scrive, scrive Giampaolo Poli. Beppe Garibaldi. Ecco ragazzi, questa qui è l'aula magna dove domani alle 9:30 cominceremo il convegno La Grande Truffa. Vedete che belle sedie, andiamo a vedere da vicino. Ecco, guardate qua. Stupendo. Allora, vediamo quante sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, sono 5?
2, 3, 4, 5 e sono altre 5 di qua, sì. Quindi 10 per 16 file. Bene, sono 16 file da 10 posti, quindi sono 160 posti. Fantastico, eh? Guardate che bei quadri, insomma l'ambiente è di tutto rispetto. Ecco, salutiamo in ottamboli, c'è Sonia Betz, c'è Dark War 24, Giampaolo Poli e Nelson Pisistrate. Bene ragazzi, vedo che voi siete proprio in ottamboli, all'1:15, che ci fate ancora svegli? Va bene. Sono curioso di vedere dove dormirai. Ecco, è che gli faccio vedere pure dove dormirò. È chiaro. Va bene, allora andiamo a vedere pure dove dormirò. Così mi farete virtualmente compagnia. Questo è il computer che useremo domani? Sì. E questo cos'è? Il modem? No, questo. Sì, no, questo è per inserire le musiche, vanno preso i ragazzi. Il modem. Ah, ecco, a proposito, i microfoni, una cosa che non ho ricordato, noi dovremmo mettere. Io gliel'ho detto. Ce l'abbiamo un'uscita del mixer da mettere all'interno del computer? Non lo so. Io non ci ho pensato di dirvelo, è importantissima sta cosa. Per avere un buon audio. Vediamo domattina. Perché i microfoni dov'è che vanno? Ci sarà un mixer da qualche parte? Non te lo so dire perché ignorante in materia. Dove vanno questi cavi? Vanno qui. Scusate ragazzi, stiamo facendo un sopralluogo tecnico, eh? Però è chiuso. Vabbè, comunque la chiave domattina si trova. Vanno qui dentro. Ok. Vanno qui dentro. E noi qua dobbiamo assolutamente. Eccolo il mixer. Va bene, ci dobbiamo procurare un. Ma c'è qualche tecnico qui domani? Sì. Ci dobbiamo procurare assolutamente un cavo per collegare il master out del mixer con il mic in del computer. Altrimenti siamo fottuti. Non ci ho pensato a questa cosa che era un'aula magna grande. E che quindi, perché sennò la qualità, perché qua, vabbè, in effetti non c'è il rimbombo. Vuoi provare? Ma non è che svegliamo tutti all'1:15? Prova. Minchia. Prova. Come si sente? Perfettamente. Sonia, Giampaolo, mi dite come sentite? Sì, però aspetta. Prenditelo tu il telefono. Vai a metà sala, per favore. Ok. Prova, Sonia, Giampaolo, come mi sentite? Va bene così, va bene, fermati lì a metà più o meno. No, mi devo mettere dietro l'altro microfono. Ecco, l'amplificazione è ottima, si sente bene per noi che siamo in sala. Sì. Bisogna capire come sentono loro. Vabbè, adesso in chat ce lo diranno. Sonia, Giampaolo, per cortesia, fateci sapere com'è la qualità della mia voce a distanza attraverso il microfono. C'è Daniele Pace? È incredibile. E che dice Daniele Pace? In bocca al lupo per domani. Credi ha domani. Detto pure che si sente bene. Si sente bene. Perfetto, grazie Daniele. Ok, si sente bene, fantastico. Bene, bene, dice Nelson Pisistrate. Allora spegniamo il microfono. Ok, torniamo senza amplificazione. Vabbè, quindi al limite, anche in emergenza, nel caso in cui non riuscissimo ad avere l'uscita del mixer, si sente bene. Però ecco, se riuscissimo ad averla sarebbe meglio, perché sicuramente si sente molto meglio se c'è proprio l'uscita del mixer. Va bene, quindi anche l'aula magna l'abbiamo vista. Le luci le spegni dopo? Allora, accendiamo qua l'abajur del telefono. Si sente perfettamente anche in video, sono molto contento, grazie a tutti, tutti mi avete risposto, Nisis, Daniele, Sonia, si sente con un rimbombo, dice Dark War, vabbè un minimo di rimbombo è per forza perché l'aula è molto grande, però insomma comunque è accettabile. Prendiamo tutto? Io. Qua c'è pure un biliardino, se vogliamo fare una partita ragazzi, le palline ci sono? Ma come, cosa fate? 19 persone sveglie a quest'ora, ma perché non dormite? Noi qua siamo. Ecco, qua c'è. Cos'è questo qui? Fondo scuola Espero. Espero. Un altro modo per. Quindi. Quando passo in questi corridoi scolastici mi sento. Ma questo è un tavolo da ping pong, ragazzi. Sì. Domani se c'è tempo magari facciamo una partitina ping pong. Sei bravo. No, non sono bravo, però mi diverto. Andiamo nella stanza mia e poi io ci resto e mi curco, perché in effetti. L'ascensore quindi ha qualcosa. Ah, c'è l'ascensore da prendere, obbligatorio? No, sono pure le scale.
Quanti piani? Ho due. Due? Facciamo le scale allora, dai.